dico lì è che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Costume a righe rosse e blu, Don Gino Rigoldi emerge dalle acque cristalline del mare di Sardegna, assieme ai detenuti del carcere minorile di Milano, Cesare Beccaria. La bellezza di questi paesaggi sembra essere proprio ciò che serve a questi ragazzi per guardare il mondo da un'altra prospettiva. Beati puri di cuore, perché vedranno Dio. L'estate di Gino, documentario diretto da Fabio Martina, è il racconto di un prete insolito, fuori dagli schemi ecclesiastici, che ha adottato quattro detenuti minorenni. C'è un mare dietro, un cielo dietro, delle montagne dietro, e beh, la bellezza incanta ed educa la bellezza. Cominciata la guerra in Siria, mi hanno buttato giù la mia scuola. Ho fatto un viaggio a terra durato quasi un mese. Quando sono venuto qua in Italia mi hanno arrestato, un passaporto falso. Poi hanno trovato il video dentro il mio cellulare dell'ISIS, della guerra in Siria. Cerchiamo di raccontare il carcere, cosa significa essere chiusi in un carcere, proprio partendo da un opposto, cioè la libertà totale. Il film racconta la scommessa che Don Gino ha vinto contro tutti i pregiudizi e tutte le paure di chi non crede nell'uomo. Per il momento lo chiamo Don Gino, quando mi adotta lo chiamo papà. Vedi, se uno si è abituato fin da piccolo a non aver paura degli altri, io dico sempre non aver paura di provare, tentare, di giocare insieme, di condividere quello che vogliamo, di sorridere, poi magari ti fregano, ma vedi, allora fai un passo indietro, ma poi ricominci da capo in quella direzione lì, si chiama amore.